Nel fine settimana appena trascorso, i finanzieri di Pescara hanno portato a termine un'importante operazione antidroga. È l'operazione Drug Market. A Montesilvano Inostri, grazie alla loro capacità investigativa, hanno scoperto una casa adibita a deposito di marijuana. Abbiamo scoperto 45 kg di marijuana che avrebbe fruttato sul mercato quasi mezzo milione di euro e avrebbe permesso di confezionare più di 130.000 spinelli. Naturalmente sono scattate le manette per il trafficante, che tra l'altro è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza, naturalmente in modo indebito, ed è stato subito revocato questo sussidio. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire l'intera filiera della droga in modo da intercettare e interrompere questo flusso di marijuana verso la piazza pescarese. Questa operazione è l'ultimo esempio del nostro presidio costante sul territorio, a fianco ai cittadini, per garantire la loro sicurezza e garantire la salute dei nostri figli.